Buongiorno, cercherò di essere molto veloce. Gli autori del lavoro già l'ha presentato il professor Bertini. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'Università di Perugia e l'Università di Granada. Si tratta sostanzialmente di condividere i risultati di quello che ha prodotto un sistema di monitoraggio applicato su 3 viadotti della statale 675, Umbro Laziale, vicino a Monte Romano. E praticamente il sistema di monitoraggio è stato prodotto da Westpower. Westpower era uno spin-off dell'Università di Perugia che cavalca la tecnologia wireless, ma con la particolarità di autoalimentare i dispositivi di misura tramite un sistema brevettato. Questo ovviamente per trarre tutti i vantaggi che si possono avere da un sistema che quindi non va manutenuto periodicamente per il ricambio delle batterie e quindi abilita questa funzionalità, tutte quelle che sono appunto i vantaggi nell'installazione di sistemi non cablati, e punta decisamente quindi all'industrializzazione di un sistema di monitoraggio e alla sua diffusione estensiva. Il sistema in sé per sé è un multisensore, quindi all'interno dello stesso package abbiamo 2 accelerometri, sensore di temperatura, un'umidità, il calcolo dell'inclinazione e un GPS. Questo permette che la misura sia altamente sincronizzata, georeferenziata. Il dispositivo è capace di fare quindi sia misure sincrone che asincrone, perché comunque l'accelerometro di shock può lavorare a soglia e generare degli alert. E tutti i parametri al suo interno sono ovviamente programmabili da remoto. Sui 3 viadotti è stata fatta un'installazione nel 2018, l'installazione ha un'architettura a stella, cioè quindi i diversi cluster di sensori fanno riferimento ad un gateway per ogni viadotto, e direttamente dal gateway, anch'esso autoalimentato, si mandano i dati in cloud. I dati generati nel tempo sono stati elaborati in vari modi, però diciamo quello che è più di interesse, il lavoro che si sta presentando, è quello dell'elaborazione tramite il software P3P, che è stato appunto prodotto per ANAS e che ha permesso quindi di validare come questi dati effettivamente possano produrre un risultato utile all'osservazione dell'opera d'arte. Sono stati fatti soprattutto per le campate del Biedano, uno dei 3, e i passaggi, anche un po' per recuperare tempo, non v'annoio, li conoscete meglio di me, sono i filtraggi, arrivare alla power spectral density e quindi andare poi dopo a trovare quelli che sono i modi vibrazionali. Ci focalizziamo sulla terza campata, anche qui per brevità. Sono stati identificati alcuni modi e è stato fatto anche un riscontro con il collaudo iniziale in fase di inaugurazione dei viadotti. E come vedete da soli, insomma, la correlazione è molto buona, cioè quindi sia i dati generati che anche l'elaborazione ha avuto un importante riscontro nel tempo, dal 2018 appunto fino al 2023, per quelle che sono state i periodi di osservazione. Anche la matrice è abbastanza diagonale. Dicevo, nel tempo sono state fatte anche altre valutazioni. Penso che quella più importante, che magari risolve anche qualche domanda che potrebbe venire, è quella dell'autonomia, l'autonomia dal punto di vista energetico. Vedete sul grafico di destra un andamento che è presentato su 3 mesi del 2021 dello stato di carica dei dispositivi. Ovviamente i dispositivi hanno anche delle misure di autodiagnostica, tra queste c'è lo stato di carica, e come vedete stiamo sempre su dei valori buoni. Anzi direi ottimi, perché i picchi di scarica dove magari venivano
ridondate le trasmissioni dei dati non hanno mai portato sotto le soglie di alimentazione il dispositivo. Quindi la validazione dei dati generati dal sistema è stata possibile grazie all'impiego del P3P sviluppato appunto per ANAS, che ha evidenziato la bontà e la sincronia dei dati prodotti dai dispositivi, ha anche permesso di verificare la coerenza delle frequenze naturali rispetto a quelle riscontrate nella campagna iniziale di caratterizzazione dell'opera, di collaudo, e quindi ci ha permesso anche di dire, come riscontro del nostro lavoro, che i sistemi wireless autoalimentati in generale, diciamo soprattutto questo che è stato studiato, presentano delle prestazioni buone da un punto di vista qualitativo e quantitativo e garantiscono la funzione nel tempo, perché parliamo di un'installazione fatta nel 2018 monitorata fino al 2023, anche attualmente comunque i sensori sono installati e producono quindi dati regolarmente, e ci aiutano quindi a orientare quello che è un po' la direzione verso degli impianti che per importanza, ovviamente insomma monitorando i ponti e le strutture, anche la loro affidabilità è di rilievo, e è di rilievo anche l'impatto per i costi. Tanto per darvi un parametro, se queste installazioni, sensori gateway, fossero stati alimentati dalla rete elettrica, il loro consumo orientativo sarebbe stato quello di 500 kWh annui, quindi anche da questo punto di vista l'impatto ambientale è sicuramente di rilievo.